Salve, benvenuti a una prima lezione extra di PowerPoint. Perché lezione extra? Perché questa cosa che dirò tra poco non è contemplata né sul syllabus né su sample test. Tuttavia, in alcune simulazioni potreste trovare la domanda che vi chiede di aggiungere un comando nella barra multifunzione. Intanto c'è da dire che non è possibile inserire comandi nella barra multifunzione, nelle schede già preesistenti. Ecco, quindi non posso aggiungere nessun comando in nessuna scheda. Posso aggiungere invece nuovi comandi e nuovi gruppi in una scheda personalizzata. Quindi devo creare una scheda personale. Vediamo come si fa. Si va su File, si sceglie Opzioni, si va su Personalizza barra multifunzione. E qui io posso aggiungere tutti i comandi che voglio, ma non nelle schede preesistenti. Infatti, se io provassi ad aggiungere il comando aggiungi azione, per esempio nella scheda home, ecco, apro la scheda home e magari nel gruppo dei comandi appunti, ecco, qui c'è il gruppo di comandi appunti, faccio clic su aggiungi, nonostante sia attivo il pulsante, cosa che non dovrebbe essere, comunque faccio aggiungere. Niente, anzi, mi appare una finestra dove mi dice è necessario aggiungere comandi nei gruppi personalizzati, come dicevo poc'anzi io. Per creare un gruppo, selezionare una scheda nell'elenco, quindi su un nuovo gruppo. Ecco, se io voglio creare un gruppo, devo creare chiaramente prima una scheda. Quindi i passi sono questi. Prima creo una scheda nuova se già non esiste. Io forse che una scheda l'ho creata pure precedentemente, vediamo un po', non mi ricordo, vabbè. Sviluppo è una scheda, vedete, che serve per esempio per creare le macro. Chi volesse creare le macro deve attivare questa scheda, se no non trova le macro, già che la vedo. Ecco, vediamo un po' se c'è una scheda personale, vabbè, la creo, non mi ricordo se l'ho mai creata qui. Bene, prima cosa andiamo a creare una nuova scheda. Come si fa? Si va su Nuova scheda. Quindi scrivo il nome della scheda, vado su Rinomina, la chiamo scheda personale, posso anche scegliere un'icona per questa scheda, ecco, metto questa faccina e scrivo, ecco, in questo caso sto facendo un nuovo gruppo, beh, nuovo gruppo, mi sembrava di aver premuto Rinomina, non nuovo gruppo, va bene. Allora, quindi scrivo il nuovo gruppo, lo chiamiamo strumenti più usati. Strumenti, lo chiamo strumenti così per mettere una cosa come un'altra. Ecco, strumenti e basta. Ok. Quindi ho creato un nuovo gruppo. Ecco, invece la scheda, volevo rinominarla, vado sulla scheda, rinomina, la chiamo scheda personale. Scheda personale. Ok. E il gruppo lo rinomino pure, lo voglio chiamare strumenti, l'icona lascio quella che era, lo voglio chiamare strumenti, ecco già mi sono scordato un'altra volta, utili, ecco strumenti utili, strumenti molto utili, dai, facciamo una cosa proprio, ecco gli strumenti che riteniamo più utili di qualsiasi altro, lo mettiamo lì in un gruppo nostro personale. Bene, della scheda personale. È chiaro che sia la scheda sia il gruppo si possono rimuovere volendo facendo clic su rimuovi. È chiaro che in questo gruppo non c'è ancora nessun comando. Ecco, diciamo che i comandi che mi interessa avere proprio a portata di mano sono il contagocce. Ecco, adesso così mi è venuto. Poi aggiungi animazione. Poi, per esempio, ancora un altro comando mi può essere molto utile, avviare la presentazione dall'inizio. E poi il comando, per esempio, copia. E comando controllo ortografico oltre che comando annulla. Vabbè, basta, posso aggiungere quanto ne voglio in un gruppo, posso creare altri gruppi e aggiungere altri comandi. Quindi faccio clic su ok. Bene, a questo punto vedrete che tra le schede io posso vedere una nuova scheda che si chiama scheda personale. In questa scheda personale c'è un unico gruppo e questo unico gruppo si chiama strumenti molto utili. E in questi strumenti ci sono i diversi comandi che ho scelto precedentemente. È chiaro che non tutti sono attivi, dipende dal contesto di quello che sto facendo. In questo caso c'ho per esempio attivo avvia la presentazione dall'inizio e potrei avviarla anche se è una presentazione praticamente vuota, oppure fare controllo ortografico. Bene.
Penso di aver detto tutto, quindi chiudo qui la registrazione di questa breve lezione extra che chiamerò come aggiungere una nuova scheda, un nuovo gruppo di comandi. Ricordo che probabilmente non lo chiederanno all'esame perché sembra che non sia contemplato nel sample test né tantomeno nel syllabus, però è utile saperlo. Può essere utile avere una scheda dove aggiungere quei comandi che noi utilizziamo più frequentemente degli altri senza andare a cercarli nelle diverse schede. Ecco, quei 10 comandi, per esempio 12, 15 che utilizzo più spesso, potrebbe essere utile inserirli tutti in un unico nastro, ecco, chiamato scheda personale, quindi una nuova scheda, e ecco, averci qui un nastro con più gruppi. Non conviene fare un unico gruppo, almeno 3, 4, 5 gruppi diversi, così che all'occorrenza io posso trovare più velocemente i comandi che utilizzo più soventemente senza andare a cambiare scheda sostanzialmente. Ecco, quindi magari avendo una scheda personale potrei quasi esclusivamente lavorare con i comandi presenti in questa scheda senza andare a cambiare scheda, nel 90% dei casi, per esempio. Bene, chiudo qui. Ringrazio chi mi sta ascoltando per l'attenzione e rimando l'appuntamento a una nuova lezione di PowerPoint o di qualsiasi altro modulo. Chiunque avesse esigenze può semplicemente farne richiesta.